e il 2009. Intanto, che cosa abbiamo fatto quest'anno? La prima cosa importante per la nostra organizzazione, abbiamo cambiato sede. Siamo ora in una sede molto più grande, dove appunto vengo intervistata, e in questa sede avremo anche molto più spazio, più possibilità di incontrare le persone che ci vogliono incontrare e anche di lavorare in una armonia sicuramente con l'ambiente che ci circonda. Poi Firmo ha portato avanti i suoi progetti, il progetto Mr. Bone, forse la nostra mascotte. Mr. Bone è questo personaggio che ha insegnato ai bambini come si deve mantenere sano il proprio scheletro e come farlo crescere bene. Il progetto è stato terminato, i risultati sono stati analizzati, il progetto ormai è un progetto validato che abbiamo lanciato in altre scuole della nostra regione per portarlo avanti negli anni futuri a livello nazionale. Abbiamo celebrato come tutti gli anni la giornata internazionale dell'osteoporosi, che è stata una giornata bellissima a Roma, in Senato, dove sono state presenti personalità a livello internazionale, è stato presente il CEO dell'Organizzazione Internazionale dell'Osteoporosi, la Fondazione IOF, è stato presente il Presidente della Società Americana di Metabolismo Minerale e anche il nostro Ministro della Salute, Ferruccio Fazio. In questa occasione è stata presentata l'attività svolta a livello istituzionale relativamente al registro di fratture da fragilità, quest'anno lanciata nel nostro paese e che verrà portata avanti da una commissione di esperti nel settore che sta infatti lavorando per promuovere il progetto registro da fragilità. Sono state fatte anche attività a livello di informazione, è stata completata la vendita del libro L'osteoporosi non ce lo voglio avere, che è stato un progetto di grande divulgazione, di grande successo. La vendita dei libri è terminata durante questo anno e stiamo già preparando la seconda edizione perché c'è una grande richiesta a livello nazionale di quel testo. È stato pubblicato un altro libro, sempre dalla Fondazione in collaborazione con Giunti Editore, che è il ricettario per l'osteoporosi, una informazione su quali sono gli alimenti importanti per mantenere il nostro scheletro sano anche se abbiamo abitudini alimentari come hanno i vegani e i vegetariani. E sono state fatte anche attività di gioco, ludiche, in collaborazione con il mondo dello sport, come per esempio il torneo Fair Play, che verrà ripetuto anche l'anno prossimo, nel quale delle squadre di calcio si affrontano e selezionate a livello italiano fra i giovani del calcio che hanno avuto meno cartellini rossi. Infatti il titolo del torneo è il torneo Fair Play, in cui vengono premiati coloro che hanno rotto meno le ossa. È stato fatto per la prima volta proprio a Firenze una grande manifestazione collegata al ciclismo che ha avuto come titolo Pedalando per Firmo e che ha avuto un grande successo e che noi rinnoveremo anche l'anno prossimo. È stata lanciata la lettera per l'osteoporosi, la newsletter Noi, che sta per proprio newsletter Osteoporosi Italia, che siamo riusciti per la fine dell'anno a divulgare a ben 1 milione di italiani. Una newsletter preparata per comunicare alla gente in maniera semplice sui temi dell'osteoporosi e che naturalmente vedrà negli anni futuri una crescita continua dei nostri lettori. Stiamo proprio adoperandoci per renderla disponibile a più persone possibile. E sono state fatte anche attività relative al supporto della ricerca, infatti la Fondazione continua a sostenere la ricerca svolta presso l'azienda ospedaliera di Careggi attraverso il sostegno di borse di studio, di posti di dottorato di ricerca e anche direttamente il sostegno della ricerca del gruppo che si occupa di malattie del metabolismo osseo presso l'Università di Firenze e l'azienda di Careggi. È stato quest'anno anche presentato al Teatro Verdi un grande spettacolo offerto dal grandissimo Paolo Poli in una serata indimenticabile cui la cittadinanza ha partecipato molto attivamente. Non voglio dimenticare nemmeno l'asta del tappeto che è stato quest'anno
offerto dalla casa di moda Covery, e un tappeto che rappresenta il primo foulard presentato dal grande stilista a Parigi e che è stato riprodotto dalla famiglia Boralevi in un tappeto che adesso troneggia nella nostra sede. È stato un grande regalo, una manifestazione che è stata totalmente dedicata alla fondazione, di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo anche operato nell'ambito del mondo della danza con Danza in Fiera, uno grande showcase a cui noi partecipiamo e a cui parteciperemo anche negli anni futuri per stringere sempre di più una partnership con il mondo del ballo e della danza che tanto bene fa alla salute dell'osso. Sicuramente l'anno 2010 vedrà la crescita di tutti questi progetti e anche l'implementazione di nuovi che abbiamo in programma e di cui vi parleremo nel futuro.